Elisa Corsetti, dopo la prima parte della qualificazione mondiale dai 20 metri, grandi altezze, grandi aspettative, raccontaci un po' emozioni, sensazioni e prospettive. Allora, sicuramente tantissime emozioni, ero super agitata, però questa volta, cioè, so che ho lavorato bene, quindi ero anche convinta di quello che facevo. Ho appena fatto un tuffo nuovo, quindi sono felicissima anche perché è andato molto bene. Adesso bisogna vedere domani, appunto, altri due tuffi, tra cui un altro tuffo nuovo. Comunque vada, sarà un 2022 da protagonista, perché ci sarà il debutto mondiale e poi soprattutto gli europei in uno scenario suggestivo a Roma. Come ti approcci a questo grande appuntamento e soprattutto cosa significa per te essere la prima italiana a rompere anche un tabù? Allora, sicuramente è un grandissimo onore per me e l'obiettivo è quello, perché a fine stagione, agosto, quindi cercherò di lavorare il più possibile e anche magari fare qualche tuffo nuovo in più per essere più competitiva rispetto alle altre che portano tuffi molto difficili. Per chi non ti conosce, innanzitutto la scelta di puntare sulle grandi altezze e soprattutto, insomma, il tuo mondo anche fuori dal, in poche parole, diciamo, il tuo mondo fuori dall'acqua. Ok, allora, quest'anno ho deciso di, diciamo, concentrarmi di più sui tuffi. Avrei dovuto iniziare l'università, però ho deciso appunto di prendere un anno sabbatico per fare meglio questo sport. Spero in futuro di ricominciare a studiare, perché è una cosa che mi piace e mi viene anche abbastanza facilmente, e ho un sacco di passioni, quindi vorrei magari... Facci il podio delle tue prime tre passioni e soprattutto prime lo tre studio. Passioni? Allora, natura, poi sicuramente il design, infatti avrei voluto fare interior design, e i tuffi. Grazie.